Ma cosa stai facendo? Sì, sono con un'idea su Torino. Ma non dovevi fare la recensione del carrellino? Qual è il carrellino? Ma ci sei seduto sopra? Vabbè, Ah. dai, ho capito, sigla. Buongiorno dalla parte dei due in cammino. Oggi siamo qui per parlare di uno dei nostri ultimi acquisti, il carrellino Ecla Beach Rolly che usiamo per trasportare il nostro kayak e anche per aiutarci nei trasbordi. Allora, partiamo innanzitutto dallo stipile. È in alluminio, per cui è molto leggero. È largo 69 cm alla larghezza delle ruote, mentre la seduta qua è larga 49 cm, abbiamo 49 cm di spazio utile. L'altezza fino allo schienale è di, ho segnato qua, è di 75 cm. Il manico si può integrare girando il manubrio e qui lo possiamo piegare sia indietro che qua che in avanti. E noi in questa configurazione lo useremo per i vari trasbordi, perché alzando abbiamo le ruote al vertice di questo triangolo su cui appoggeremo il carrello. Come vuoi faccio vedere in dettaglio il carrello, poi del carrello ne parleremo. Allora, innanzitutto le ruote hanno un diametro di 25 cm. Ha un diametro di 25 cm, avvicinati, non ti mangiano, sono di gomma. Sono 25 cm e sono gonfiate a pressione, 30 PSI, cioè 2 bar, per cui vanno gonfiate col compressore. Dietro, se potete vedere qui, c'è la valvolina col sottappino, per cui voi svitate il tappo e lo gonfiate col compressore. Così sono molto rigide, come vedete il battistrada è robusto. Sono anche antiforatura perché comunque non dovrebbero avere problemi passando su superfici magari spigolose. Non sono additate, ma c'è questa spina o coppiglia, come voglio chiamarla, che blocca la ruota, che è semplicemente infilata sull'asse. Per cui non ci sono problemi di ruote che si svitano mentre state trascinando il carrellino. È comunque molto sicura e gira molto bene. Allora, tutti i pezzi. Tutte le parti pieghevoli sono in metallo, con qualche rinforzo in plastica dura, però tutto sommato sono tutte in metallo, a differenza di altri modelli di carrellini esteticamente molto simili che ho trovato su internet e su Amazon. E francamente, per la differenza di prezzo tra quelli che ho trovato su Amazon e questo, non vale la pena. Il tessuto è molto robusto e un'altra cosa molto interessante rispetto alla praticamente la stragrande maggioranza degli altri carrellini è la presenza di questo tirante che entra nel risvolto della sfodera e si aggancia qui, per cui rende più robusta questa sfodera. Io ho letto tante recensioni di carrelli di marche non meglio identificate dove le lamentele erano riguardo alla fodera che si strappava subito quando qualcuno trasportava carichi sul carrellino oppure ci si sedeva, perché questo carrellino è anche una seduta, come avete potuto vedere nel video introduttivo. C'è una al suo piedino ripiegabile anteriore e bisogna essere sempre sicuri di averlo aperto bene prima di sedersi sopra, perché altrimenti rischiate di chiuderlo. Comunque è molto robusto. Ecla, che è tedesca, dichiara 100 kg di capacità di trasporto, oppure 70 kg per quando ci si siede sopra, per cui se vi siedete sopra in spiaggia e ci rimanete seduti per lungo tempo cercate di non caricarlo troppo, insomma 70 kg è niente. Questo è il carrellino, è molto, adesso no, non ho chiuso bene le,
molto comodo e c'è anche un'imbottitura in schiuma sia in basso che in alto, in modo che se dovete sedervi è più comodo. E la maniglia ha due belle diciamo, protezioni in gomma per tirarlo, perché è così potete tirarlo. Differenza con altri, per esempio, con il nostro vecchio carrellino, ve lo faccio vedere. Questo era il vecchio carrellino che usavamo, per cui potete capire, questo costa 20 euro. Questo, notte dolente, lo trovate da 125 a 140 euro, però diciamo che quello originale ha ancora la sua targhetta. Diciamo che però la differenza di qualità è innegabile, basta vedere solo le ruote. Pensate a portare il kayak su un sentiero sassoso cintato con queste rotine, che infatti guardate come l'ho conciata, dicevo, queste, accidenti, c'è una bella differenza, soprattutto perché questa ripiegandolo forma un carrello perfetto, questa invece andava legata in un certo modo e comunque il kayak tendeva a sfilarsi sempre dal carrellino. Per cui con tutto che ci è servito parecchio, abbiamo deciso di investire in un carrello più performante. E questo è il carrellino tutto piegato. Le dimensioni sono in larghezza 69 cm, dato dalle ruote, lo spessore è di 25 cm, sempre l'ingombro ruote, perché altrimenti solo questa parte misura circa 13-14 cm, e come lunghezza dallo schienale fino al bordo delle ruote sono 87 cm, per cui noi lo montiamo all'anteriore del nostro kayak, perché al posteriore non ci sarebbe abbastanza spazio, sarebbe troppo a sbalzo sull'acqua. Così è come montiamo il carrello. Abbiamo le cinghie fissate ai D-ring del kayak, un'altra cinghia laterale, e poi o leghiamo con la nostra cima, oppure se vogliamo tenere la cima libera per utilizzarla durante le manovre, possiamo usare un altro di questi fissandolo alla maniglia. In qualche modo riusciamo a tenerlo ben teso verso la punta, perché altrimenti va a coprire la zona del pozzetto e sarebbe un problema per mettere la gonna per la spruzzi. Diciamo che qua manca anche il sostegno, che poi normalmente c'è anche il sostegno metallico per cui rimane più alzato, però per cui è meglio tenerlo un po' più verso la punta, in modo da lasciare libera questa zona. Adesso l'ho fatto giusto per far vedere, così senza montare sostegno e l'altro cavo. Ok, come potete vedere il kayak è caricato. Adesso non ho montato la pinna che va lì, però comunque si capisce. Per ora ho messo una fascia sola, in realtà ne ho altre, con due fasce è meglio, è più stabile. Ve lo faccio vedere. Guarda me. Opa. Ecco qua. È come passare l'aspirapolvere. Vedete che così è tutto un altro portare il kayak in giro per il trasbordo. Magari faremo vedere il prossimo trasbordo che facciamo, che ne abbiamo uno in programma da più di un chilometro, e con questo carrello sarà un pochino più semplice da fare rispetto all'altro carrello. Qui, come vedete, è molto stabile e non ci sono grossi problemi a portarlo in giro. E a proposito di optional, non vi ho fatto vedere prima che sul manico sono già presenti i fori per fissare il parasole, che è presente un'altra struttura che si mette qui, che viene utilizzata per quando il carrellino funziona da seduta in spiaggia, perché questa è anche una seduta da spiaggia volendo, e a noi non serviva, per cui non l'abbiamo acquistato. Comunque qui sono già i fori ed è già predisposto. Un altro optional che ho visto in vendita è una rete che si fissa a questo lato del carrellino, per cui serve per tenere fermi tutti i materiali trasportati, e anche in questo caso non serve perché c'è la sacca stagnale Gumutex che ha già la sua bella forma regolare, non serve una rete per tenere, basta una cinghia intorno, per cui mi sembra di aver detto tutto.
Noi abbiamo già provato, abbiamo fatto un trasbordo di più di 2 km, l'abbiamo portato dai per le stazioni del treno e siamo molto molto soddisfatti. Buongiorno dai due in cammino. Oggi abbiamo unito le nostre due passioni, i cammini e il kayak. Oggi camminiamo col kayak. Questo è il carrellino nuovo, stiamo facendo il trasbordo. Disciplina di impara, la corsa col kayak. È bellissimo.